buongiorno a tutti. Siamo alle Terme di Savarola per il 18° concorso d'eleganza che si sta disputando il 18 e 19 marzo 2017. Ci sono già le varie categorie, i vari gruppi di giudici che stanno giudicando le varie vetture, dagli interni alla carrozzeria, i vari particolari, a se funzionano le luci, se il motore si accende, se hanno la loro borsa degli attrezzi, tutta una serie di cose. Quindi possiamo iniziare a procedere da questa meravigliosa B24 a lancia Aurelia convertibile, che è stata prodotta dal 1956 al 1958. Come possiamo notare è del 57, quindi è una prima, ancora una delle ultime prima serie, in quanto ha due piccole differenze rispetto al modello successivo, in quanto l'apertura del baule è interna, mentre nella versione successiva vi era un pulsante sul cofano e i tergicristalli andavano in diametralmente diversi uno all'altro. Questa probabilmente viene dall'America, infatti ha le borchie e i rostri sui paraurti, cosa che le vetture per il mercato europeo non avevano. Si vede anche che viene dall'estero, in quanto la targa ha una targa bianca non propriamente d'epoca. Quest'altra, sempre convertibile, è dello stesso anno. Come potete notare, questo modello è quella che è stata, non questa, però il modello Lancia Aurelia B24 convertibile è il modello che è stata usata per le riprese del film Il Sorpasso con Vittorio Gassman. Abbiamo un'altra meravigliosa B24 convertibile, e questa, come potete vedere, l'apertura del baule è esterna alla macchina, quindi il baule si apre esternamente e non da dietro, se vi dico una leva. Proseguiamo con un altro convertibile, sempre seconda serie, visto che ha l'apertura sul baule posteriore e tergicristalli col movimento diverso dalla prima. Questa sarà un 58. Abbiamo per finire l'ultima B24 convertibile, sempre ultima serie, del 58, l'apertura del baule sul cofano. Adesso possiamo proseguire e andare sulle Lancia Aurelia B24 Spider. Questa vettura è stata prodotta solamente nel 1955. Sono state prodotte 240 vetture, di cui 181 guida a sinistra e 59 guida a destra, quindi questa è una delle 59 prodotte con la guida a destra. La differenza sostanziale con la B24 convertibile è che se si mettono di fianco le due vetture, la Spider, questa che viene inquadrata ora, ha una linea molto più aggressiva che si sviluppa in avanti, ha i paraurti divisi in due, sia i posteriori che gli anteriori, ha il motore sempre 2451 però più potente, infatti sviluppa 118 cavalli. Abbiamo un'altra meravigliosa B24 Spider con guida a sinistra, una delle 181 prodotte, velocità oltre 185. Allora, poi abbiamo qua una B20 seconda serie, sarà 52 massimo, inizi 53, con delle modifiche per esempio alle maniglie esterne, è del 52, ha le codine diverse, meno pronunciate. Poi proseguiamo con una quarta serie del 1954, guida destra, con strumenti veglia, classico colore grigio. Poi continuiamo con un'altra Lancia Aurelia B20 con guida a sinistra invece, del 55, sempre con potenza 118 cavalli come la Aurelia B24 Spider, che la spingeva a oltre 185 in autostrada. Teniamo presente che comunque sono macchine che hanno più di 60-65 anni. Continuiamo la carrellata con due sesta serie, una nera e una blu, classico blu Lancia, con interni uno grigio e l'altro beige, per arrivare a una sesta serie,
sarà del 57, con guida destra, con targa originale Milano. Abbiamo un'ultima sesta serie, sarà del 57, con guida a sinistra, che era diventata optional la guida a sinistra, perché la Lancia, tutte le Lancia fino all'Aurelia uscivano fino al 1954 con guida a destra, per il classico lancista era affezionato a guidare la macchina a destra. Dal 1954 e 55 iniziano come optional le prime guide a sinistra. Proseguiamo giù la carrellata, facciamo anche una carrellata di questi magnifici culi che si sviluppano sui viventi. Queste sono tutte versioni 2005 ed è la versione più cattiva. Macchine che sono normali e sono usabilissime, molte di queste vetture vanno su strada alle varie manifestazioni internazionali, Italia, all'estero, e teniamo presente che l'Aurelia è anche una macchina piacevolissima, dà delle sensazioni meravigliose anche da guidare ai giorni d'oggi. Teniamo presente che normalmente con una versione 2005 si viaggia comodamente nei limiti con una macchina normale, quindi a 130 all'ora. Abbiamo le varie versioni fuori serie delle Aurelia, quindi abbiamo questa meravigliosa B50 Cabriolet, nella macchina c'è anche il proprietario e chi l'ha fatta, abbiamo gli strumenti con la sua autoradio Condor dell'epoca, chiaramente funzionante, macchina con la sua targa originale Firenze. Poi proseguiamo con un'altra B50 fuori serie, carrozzata Pininfarina, come potete notare, in versione nera con interni classici marrone, tabacco. Continuiamo con una normalissima B50, sempre fuori serie Pininfarina, di serie. Le B50 sono elegantissime, come potete notare, poi questa in versione chiara con interno bluette rende particolarmente, con le ruote con la fascia bianca. Teniamo presente che l'Aurelia, la B50, è una macchina abbastanza pesante, però elegantissima, con giù la capote, si viaggia comodamente in 4-5 persone, perché i sedili sono veramente come delle poltrone di casa. Teniamo presente che il B50 ammonta il motore della berlina del B10 ed è essendo pesante le velocità di crociera non sono così elevate. Poi passiamo a una Landa, questa qua deve essere con carrozzeria Weimann, perché la Weimann aveva tutta la carrozzeria, era un brevetto Weimann, e molte case costruttrici era tutta un'ossatura in legno rivestita, diciamo, di finta materiale, finta pelle pegamoide, per rendere più leggera la carrozzeria. Esemplari tirati veramente in pochi esemplari, con la sua targa d'origine Aquila. Poi abbiamo una macchina americana, una Essex del 29. Qui le macchine da noi non se ne sono importate più di tanto, perché le macchine americane non hanno avuto un grosso sviluppo in Europa, soprattutto ne ha vendute tante in Svizzera e in Germania. Proseguendo con sempre le Lancia Aurelia, abbiamo i fuoriserie coupé, quindi possiamo partire dalla Rosa d'Oro, che è questa, targata a Palermo, potete vedere con la sua targa d'origine. Teniamo presente che la luce sotto è la luce di retromarcia, questa è la luce di retromarcia, pensate che la luce di retromarcia era rossa e quindi avevano delle caratteristiche diverse. L'apertura è a classico pulsante, con i suoi strumenti tutto fuori serie. Questa era nata color tutto avorio col tetto nero, il proprietario attuale l'ha riverniciata in questa colorazione che reputo migliore. Poi abbiamo un'altra fuoriserie Pininfarina, però con linee secondo me molto più pesanti, forse anche il colore che non rende come dovrebbe. Poi abbiamo la classica berlina, la B12, fatta solamente nel 1954 e 55, che monta il motore 2250. Grosse pecche sono i fari anteriori e i fari posteriori, che sono in zama e si spaccano, è difficile trovarli non crepati. In questo caso la fortuna del proprietario di averli non crepati. Guida a sinistra, perché erano già optional sulle guide a sinistra, che normalmente uscivano con guida a destra.
Proseguiamo anche con una parata di Lancia Flaminia, quindi abbiamo la Flaminia Spider Touring Superleggera, che è la Touring, la carrozzeria di Milano, in voga negli anni 30, ha iniziato anni 20, anni 30, con carrozzerie più leggere e quindi lavorava molto bene l'alluminio. Classica livrea blu Lancia con pelle rossa. Poi abbiamo una fuori serie, una Maserati 3500 GT carrozzata touring, fatta in pochi esemplari, bellissimo colore grigio metallizzato con gli interni in pelle nera. Abbiamo la piccolina, che è diventata anche rara perché è una Innocenti S, che fra parentesi carrozzata ghia, fatta in pare 1000 esemplari, pochissime, sopravvissute abbastanza problemi di reperibilità di ricambi, per arrivare al classico pagodino in versione però Spider degli anni 60. Continuiamo la carrellata su questa Silver Shadow, è del 1974, con la sua targa inglese, e quindi ha preservato anche la targa il proprietario, interni favolosi con la radica, cruscotto in radica. Poi abbiamo una meravigliosa Maserati quattro porte disegnata dalla Frua, questo era il top della Maserati berlina degli anni 60. Possiamo continuare con la Jaguar 3004S. Le macchine inglesi hanno la particolarità di avere interni in pelle e radica e sono meravigliosi. Fra parentesi, in questa livrea verde metallizzato con gli interni beige è una meraviglia, con le sue ruote a raggi, e sono proprio delle macchine ancora attuali, elegantissime, il tempo non le fa invecchiare. Abbiamo la classica Volvo PV 544 degli anni fine 50, primi 60, evidentemente con tutte queste adesivi probabilmente il proprietario partecipa alle varie rievocazioni storiche. Abbiamo anche la classica Giulietta berlina T degli anni 60, dove in questo caso dovrebbe essere un 61 perché è un ultimo tipo, con i fanali posteriori rivisti e anche quelli anteriori. Poi abbiamo, a quanto pare sembra un prototipo dell'Alfa Romeo Giulia, l'altro è al museo Alfa Romeo ad Arese, da qui si è sviluppata la berlina della Giulia. E poi dovremo avere questa meravigliosa Mercedes Adenauer 3000 del 58, in livrea classica nera con i suoi interni, una meraviglia.